Buongiorno Milano da Palazzo Marino. La manifestazione di ieri dei cosiddetti gilet arancioni ha suscitato molte proteste, molte polemiche comprensibili. Ora vorrei tornarci su perché è plausibile che nelle prossime settimane e mesi ci siano altre proteste, altre manifestazioni. Vorrei tornarci su spiegandovi qual è il meccanismo autorizzativo e di controllo di manifestazioni del genere. Funziona così: chi vuole utilizzare uno spazio pubblico per manifestare chiede l'autorizzazione alla prefettura. Il prefetto sente il questore e decide se autorizzare o meno. Come ragiona la prefettura? Qui potrebbe essere il prefetto a spiegarlo, ma aiuto attraverso la mia comprensione di questi fatti. Come funziona? Funziona innanzitutto che il prefetto tendenzialmente autorizza perché manifestare è un diritto e perché non autorizzare può portare a proteste anche pericolose. Dopodiché, sempre da quello che mi dice il prefetto, ieri i manifestanti si erano impegnati a mantenere distanze, norme di sicurezza. Chi autorizza, di nuovo sempre prefettura e questura, semmai se ne avessero bisogno, chiedendo il supporto della polizia locale, si impegna a gestire la manifestazione stessa. Vi spiego il funzionamento di tutto ciò per dire che se volete imputtare la responsabilità al comune, va bene, non c'è problema. Però è importante anche che si sappia come funzionano certi sistemi. Per quanto riguarda poi la qualità della manifestazione, cosa volete che vi dica? Leggetevi un po' le idee di questi signori in piazza. L'idea forte sembra essere quella del ritorno alla lira. Bisognerebbe chiedere loro se a questo punto l'Italia dovrebbe restituire, anzi dovrebbe rinunciare subito ai fondi europei. Io non lo so, però dovremmo confrontarci con una serie di proteste legittime, illegittime, dovremmo tutti insieme avere la forza e la pazienza di ascoltare tutti. Certo che mantenere un comune buonsenso in questa fase non sarebbe sbagliato. Infine, voglio tornare anche sull'ordinanza che ho preso settimana scorsa per vietare l'asporto di alcolici e superalcolici dopo le 19. Il weekend sta procedendo bene, con molto ordine. Io ringrazio tutti coloro che stanno interpretando questa necessità ancora di prudenza nelle nostre vie, però le cose stanno procedendo bene. Per cui io mi auguro che si continui così in queste giornate, in queste serate di questo anomalo ponte del 2 giugno. Se tutto continuerà così, io tornerò sui miei passi e tornerò a permettere anche l'asporto. Buona domenica a tutti voi.